Sono Roberto Merandri e mi trovo in Alto Adriatico per una battuta di pesca allo sgombro oggi. Sono in compagnia del nostro skipper ormai collaudato, Marco Boccafoglia, Paolo Cavazza e Alberto, che ci seguiranno appunto per questa pescata in una bella, sembra, giornata di primavera. Questo è uno dei circoli nautici più importanti dell'Alto Adriatico, il Marina di Porto Levante. Tra l'altro è recente perché è stato inaugurato poche decine di anni fa. E ci sono soprattutto barche da pesca. Da queste parti la pesca, appunto, la pesca sportiva è molto sviluppata. Ci sono tanti tonni, che ormai quelli non mancano, ma soprattutto ci sono tanti sgombri, tanti sugarelli, insomma il pesce pelagico dalla primavera fino a tutto l'autunno non manca. Infatti oggi ci dedicheremo appunto a questo, a sgombri, sugarelli, cioè pesci di taglia medio-piccola che a partire da maggio popolano in branchi numerosi le acque dell'Alto Adriatico. Stiamo passando all'interno delle valli tra Porto Levante, da dove siamo usciti, e Albarella. In queste zone sono molto diffuse le mitilicolture, cioè gli allevamenti di mitili. Da queste parti le chiamano peociare. E ce ne sono sia all'interno delle valli, come in questo caso, che in mare aperto, dove appunto andremo a pescare. Ovviamente sono molto ricercate dai pescatori sportivi perché attraggono un po' tutta la mangianza, avendo molto nutrimento attorno ai pali, non solo perché ci sono le coste, ma anche perché c'è tanto pesciolino, quindi la catena alimentare praticamente c'è tutta. E oggi speriamo di trovare quella che più ci interessa, cioè quella degli sgombri. Questa è Albarella, è un'isola, è un tratto di terra appunto completamente staccato dalla terraferma, dalla foce del Po. Siamo proprio in piena foce del Po, nella parte settentrionale, e qua ci sono parecchie residenze estive, soprattutto anche di stranieri. So che ci sono parecchi tedeschi che vivono da queste parti, soprattutto appunto nel periodo estivo, ed è una delle zone più prestigiose della costiera veneta. Bene, siamo praticamente arrivati, siamo vicini a una delle tante costiere che sono localizzate qua a poche miglia dalla costa, dalla fossa del Po, praticamente tra le 3 e le 5 miglia a terra. E adesso stiamo cercando con l'ecoscandaglio i branchi del pesce, e appena lo troviamo ci ancoriamo e poi cominciamo a pasturare per far venire gli sgombri nella scia della barca. Allora, queste zone qua si vede che ci sono dei branchi di pesce, che potrebbero essere dei branchi di sarda, naturalmente il pasto principale per gli sgombri sugarelli. Comunque anche il fondo, essendo non regolare così, si presta eventualmente anche per la pesca a fondo. Direi che ci siamo. Stiamo ancorando la barca, anche perché la pesca allo sgombro va fatta assolutamente tassativamente con la barca ancorata per mantenere i branchi nella pastura dello scafo. E adesso cominciamo a pasturare, cagliare le canne e speriamo che gli sgombri siano attivi qua. Ecco, questa è la pastura tipica per la pesca agli sgombri e specie congeneri come i sugarelli e lanzardi. In pratica sono alcuni chili di sarda tritata, molto fine, posta all'interno di reti a maglie fini. Importante è che non escano pezzi grossi, perché sennò rischieremo di sfamare i banchi dei pesci e che non rimangano nella scia appunto della barca. Oggi caleremo almeno 3 sacchi di pastura. Non sappiamo dove sono attivi gli sgombri, in genere mangiano tra la mezz'acqua e il fondo, però siamo agli inizi della stagione, dobbiamo ancora un po' scoprire dove arrivano i pesci, e quindi caleremo una pastura un po' più alta, una mezz'acqua e una quasi appoggiata al fondo. Tra l'altro in questa zona c'è un pesce che è molto caratteristico dell'Alto Adriatico, cioè il merlano, che è un gadide, parente del più importante merluzzo atlantico, ed è in Mediterraneo praticamente presente soltanto in Alto Adriatico, nelle acque romagnole, venete e friulane. E oggi speriamo di prendere qualche merlano appunto oltre agli sgombri. Oggi useremo
due tipi di terminali, uno con braccioli lunghi, circa un metro, 1,20 m, e uno con braccioli più corti per pescare più a fondo. Quello con braccioli lunghi avremo due ami, appunto su braccioli da 1,20 m, mentre quello che armato con tre braccioli, i braccioli saranno da circa 50-60 cm e arricchiti con queste attrazioni qua. Si chiamano Luminous Bait e hanno una perlina fosforescente, due alette di plastica molto morbida e danno una mano a arricchire appunto l'esca naturale che, come vedremo, sarà costituita da un filetto di acciuga. Questa è la lenza per sgombri da fondo, cioè tre braccioli abbastanza corti, lunghi 40-50 cm, anche 60, e serve per andare a cercare il pesce in prossimità del letto marino, appunto negli ultimi strati d'acqua vicino al fondo. Tutti i braccioli in prossimità dell'amo sono arricchiti con perline luminose o le luminous bait, che sono appunto i richiami luminescenti commercializzati da Tubertini, e sono molto efficaci sia per sgombri che per un po' tutte le specie che nuotano in prossimità del fondo, dove c'è meno luce, e le perline luminose attraggono molto grazie alla loro luminosità. Questa è l'altra lenza che utilizziamo oggi ed è quella più caratteristica, più classica da sgombri, cioè dotata di due braccioli molto lunghi da 1 metro, 1,20 m, c'è anche chi li allunga fino a 1,5 m. Il bracciolo è realizzato con del fluorocarbon, che è un filamento meno visibile in acqua del nylon e anche più resistente all'abrasione, quindi in questo caso ci dà una mano perché la dentatura degli sgombri è fine, ma alla lunga può incidere i fili, soprattutto quando sono così sottili. Infatti i braccioli sono in spessori sottili, vanno da un massimo dello 0,18 a un minimo dello 0,12. Mentre il trave è un po' più grosso, il trave lo possiamo realizzare in nylon di spessore compreso fra il 20 e il 25. A differenza dell'attrezzatura che si usava un po' di tempo fa, qualche anno fa, quando c'era tanto pesce, gli sgombri si attaccavano a tutto quello che si calava, negli ultimi anni si sofistica molto l'attrezzatura, appunto, soprattutto la parte terminale della lenza, e oltre ai fili molto sottili si tende a utilizzare degli ami molto, molto piccoli, molto fini. Questo qui, per esempio, è un amo che si usa nella pesca alle trote. È della serie 11S, tra l'altro, per entrare nel dettaglio, del numero 8. E è un amo molto leggero, che va bene sulle lenze fluttuanti e per gli sgombri è efficacissimo. Ci accingiamo a preparare per vedere se sono entrati qualche sgombri. Non so se la pastura l'abbiamo già calata. Come richiamo abbiamo iniziato ne abbiamo un po' a galla adesso. Facciamo partire il tritasarda, poi dopo mettiamo un sacco a fondo, che è importante oggi posizionare la pastura anche sul fondo, visto che hanno detto che ci sono tanti sgombri ma anche tanti merlani, e quelli mangiano in prossimità del fondo, quindi andiamo a cercarli là. Un altro sugherellino, questo però è ancora una misura da rilascio, è un po' più consistente. Paolo, o è sempre sugherellino? Ma guarda che forse è uno sgombro, primo sgombro di giornata, non è grossissimo ma doppia quando entrano. C'è anche qua, sì, ma questo è forse un po' più belloccio, sugarello. Sì. Pian piano cominciano ad arrivare, ha sentito la pastura. Adesso è ancora un branco misto, sgombri, sugarelli. In Adriatico succede spesso che questi pesci qui siano imbrancati con gli sgombri. Ogni tanto si prende un sugarello, poi uno sgombro, sono commensali, come si può dire.
cioè cacciano assieme. Ti porta via la canna, la... guarda. C'è predominanza di sugarelli. L'esca per antonomasia da sgombro è l'acciuga, preparata comunque, quindi gli viene tagliata la testa, la coda, tolte le parti molli, e quando sono grosse anche viene un po' sfilato il dorso, in modo da poter realizzare due filetti. Sono due esche che sono pronte per essere montate sull'amo. Una sofisticazione che è stata apportata negli ultimi anni consiste nel legarle. Siccome sono esche abbastanza morbide, noi in genere leghiamo soltanto un capo per circa un centimetro, in maniera poi dopo da rendere consistente appunto l'apice dell'esca e poterlo fissare bene sull'amo. Ecco, questo è l'innesco completato. Abbiamo fissato l'amo sul filo elastico in maniera che appunto l'esca non scappi subito e anche il pesce faccia fatica a portarla via con facilità. È un'esca che penzola abbastanza lunga, diciamo, questa è un'esca anche di una certa dimensione. Oggi speriamo che gli sgombri, da quello che ci hanno detto a terra, siano di buona taglia. Comunque è importante che sia lunga e fluttuante, perché deve sembrare un pesciolino in difficoltà e attrae meglio i predatori che risalgono la scia. Andato bene? Sì, ma andato via. Un po' più basso questo che l'hai preso? Sì, ero andato un pelo più giù. I pesci più belli forse sono più bassi. Ecco, vedi, ecco, questo è il merlano. Quello che cerca Paolo. Non è grossissimo, però. Fallo vedere, Paolo. Una cinquantina di quelli lì. Però è una specie che in Mediterraneo forse è presente solo in Alto Adriatico, non credo che ci siano altre zone dove questo è presente, mentre invece il merlano è diffusissimo nei mari del nord. Eccolo. Marca in combattimento con un pesce. Con due pesci. Esatto, in sia. Con due pesci. Se dobbiamo pescare. Questo è un bel sugarello. È un bel sugarello. Se ne fossero due. Per adesso prevalgono questi. Peschi nei mari del nord? Sì. Ci hai messo il target merlani nella cosa? Quello comincia già a essere di una buona scheda di dimensione. Sgombe, sugarello, tutti. È la qualità che va adesso. Oh, finalmente uno sgombro decente. Questo è uno sgombro che comincia a essere già di bella taglia, è mangiato su un'esca di fondo con braccioli corti e armata con perline luminose che sul fondo sono sempre molto efficaci. Scossato ogni tanto al sacco della pastura è importante perché, visto che oggi c'è poco mare, la barca sbatte poco, è meglio dargli un po' una scossa al sacco in modo da fare una bella fumata di tanto in tanto, che appunto va a cercare i banchi dei pesci. Se non è un trigone è un bel pesce, però direi che è un trigone. Anche questa è una preda tipica dell'Adriatico, o perlomeno dalle nostre parti ce ne sono tante. È un trigone, comunque un pesce piatto della famiglia delle razze, che tra l'altro non è buono
assolutamente da mangiare. E a differenza delle razze normali, questo qui vive in superficie anche. Spesso si prende negli strati superficiali dell'acqua. Ah, c'è uno sgombro! Lo sgomberone! Vedi lo sgombro? Sei in combattimento proprio cattivo, Paolo. Ma poi è una canna anche potente, quindi... No, beh, è la light. Sì, è la light. Comunque è impegnata bene. Eh sì. Lo sgombro. Pescato sempre, preso sempre a fondo, Paolo? L'ho alzato. Qualche metro sopra, sì, sopra fondo. Mangiato bene? Sì, sì, è mangiato benissimo. Cioè, l'ho alzato e boom, è partito. Queste sono tre canne particolarmente adatte alla pesca allo sgombro. Hanno una lunghezza che varia tra i 4 metri e i 5 metri, come queste qua più lunghe, che tra l'altro sono dotate di un teleregolo, quindi si possono anche accorciare. E hanno un fusto potente, ma non troppo, soprattutto sulla parte della cima, che è molto morbida. I vettini infatti per la pesca allo sgombro servono molto sensibili, perché delle volte, anche se sono voraci predatori, mangiano male, quindi dobbiamo vedere le toccate anche più fini, e soprattutto la loro morbidezza deve anche salvaguardare i fili che, come abbiamo visto possono anche essere sottili. Parlavamo dello 012-014. Quindi canne lunghe, perché appunto abbiamo utilizzato anche terminali lunghi e delle volte abbiamo preso anche 2-3 pesci in una volta, quindi servono lunghe anche per manovrare vicino alla barca, e morbide però potenti allo stesso tempo. A queste canne abbiamo abbinato dei mulinelli di misura media, né troppo grandi né troppo piccoli, comunque potenti perché peschiamo in mare. E sulla loro bobina ci sono circa 200 metri dello 022-025 nylon, che può essere colorato o neutro a seconda dell'abitudine del pescatore, ed è un filo che comunque può supportare pesci anche di discreta taglia, come possono essere sgombri grossi o lanzardi. Merlano, battezzato. Ci vuole tanto. Oh, però! Beh. Un sugarello combattivo. Però l'hai preso alto, a mezz'acqua, no? A quella è dedicata ai merlani, eh? Quella è la canna da merlani. Però. Quando Paolo dice però, buon segno. Ecco perché. Beh, è un bel sugarello già. Questo è uno sgombro. No, sono tutti sugarelli di discreta taglia. Sono un po' più belli di quelli di prima. Calamaro? Anche qui? Ma ti mangia anche di qua? L'hai presa con quella? Sugarotto. Da lui è entrato qualcos'altro. Sei una macchina di guerra oggi. Devi però dichiararlo, che pesce è questo? Solito sugarello? No, invece è un bel merlano, bello però. Sgombero piccolino, ma forse sono entrati in pastura i merlani. Volevi fare la doppietta soltanto te? E vai! Le perline luminescenti e... ecco, uno si è slamato. E le luminous bait sono ottime per pescare i merlani.
ovviamente sempre abbinati all'esca naturale, che può essere un filetto di acciuga o una striscia di calamaro. Ah, ma sono entrati i merlani, eh? Sgombro. Comunque gli sgombri sì, sono un po' più bassi dei sugarelli. In genere è il contrario, oggi invece è uno solo. Sugarello. Te l'ha presa al volo, potrebbe essere. Ah, uno sgomberotto, sì, te l'ha. Guarda, ma merlano, che doppietta? Questa è una doppietta tipica, tipica dell'Adriatico. Merlano sotto e sgombro sopra. Ma dovrebbe essere un merlano. Oh. Altro, guarda, la bocca del sugarello come cartilaginea sottile, tante volte si perdono perché sono attaccati appena appena sull'apice. Questo è importante, appunto, usare ami molto fini con la punta molto acuminata. È che sono aggressivi, ma dietro c'è uno sgombro, c'è slamato, no, c'è ancora, dietro c'è uno sgombro. Più bello, guarda. Questa è una bella doppietta. Altra doppietta tipica dell'Adriatico. Sgombro e sugarello. Poi anche di discreta taglia il sugarello, sì. Presi con lenza lunga, praticamente appoggiata sul fondo. Visto Alberto era invidioso. Esatto. Ho preso un pesce merlanotto abbastanza bello anch'io. E tra l'altro sembra quasi che abbia mangiato. Ragazzi, si dice che i merlani sono voraci, ha mangiato su tutte, aveva mangiato su entrambe le esche. Le aveva in bocca tutte e due. Ah, beh, sono belli. Fa vedere Paolo quello? Lascialo? Farlo voleva vedere la dimensione? Beh, sì, pesce. Bello, bravo Paolo. Beh, allora, direi che la giornata è stata stupenda, che di questi tempi non era così scontato. Il pesce l'abbiamo preso perché un po' di sgombri, merlani, sugarelli che non mancano mai da queste parti, insomma. La pescata tipica dell'Alto Adriatico. Una gran bella pescata, comunque sempre senza mai esagerare per rispettare il mare. Come è giusto, abbiamo anche liberato i pesci più piccoli, quindi abbiamo cercato proprio di prendere quello che era giusto prendere. Bene, adesso dai, per finire proviamo a fare un po' di traina. Andiamo dai, a terra. Proviamo a cambiare tecnica, a vedere se riusciamo. Ci sono i serra, a chiudere la giornata nel migliore dei modi. Skipper, grazie. Paolo, grazie. Adesso alla prossima. L'Adriatico per oggi è tutto.